Dopo l'intervento di risanamento su Viale Gramsci e Viale Bruno Buozzi, rimangono ancora diverse le vie fanesi che attendono lavori di asfaltatura, visto che la loro carreggiata è diventata pericolosa o impraticabile per buche e avvallamenti. Come era stato annunciato tempo fa, tra le prime ad essere sistemate saranno quelle prossime all'ospedale Santa Croce di Fano. E così è stato. Sono partiti oggi infatti i lavori in via Giordano Bruno, che dovrebbero terminare nel giro di 48 ore. Finalmente partono i lavori? Finalmente partono i lavori, perché comunque era da mettere un attimino a posto questa strada, come tante altre a Fano alla fine. Qualche cliente le si è lamentato? No, si è lamentato perché comunque qui è una zona dove ci sono molte persone anziane e fanno fatica comunque a camminare in questa via. Ci sono problemi anche per quanto riguarda il marciapiede? Sì, anche i marciapiedi sarebbero da mettere a posto. Gli interventi di asfaltatura e relativi divieti con orario 0-24 dopo via Giordano Bruno riguarderanno via dei Borgarucci dal 15 al 17 giugno, parte di via Giuglini dal 16 al 18, parte di via del Ponte, via Lelli e via Gigli dal 17 al 19 giugno, a seguire poi piazzale San Paolo, un tratto di via Ugo Bassi e via Menotti dal 22 al 24 giugno, poi la strada comunale del Giardino dalla Flaminia a Magliano dal 23 al 26, la strada comunale Sant'Elia Monte Pulito Roncaglia da Carrara a Cerquelle dal 26 giugno al 3 luglio, per finire la strada comunale Cerquelle dal 2 al 10 luglio. Era diventata pericolosa? Faccio un altro percorso e quindi non so dire, non mi pare di aver visto di recente fare i lavori, però non so nemmeno se era necessario fare i lavori, sicuramente sarà stato, però... Ha capito? Era rovinato uguale, manca adesso, la fanno la strada, non tira giù le chiavi. E 14 anni lì che quella è piena, è una per tutto. E non è che fanno la strada, l'altra volta hanno fatto quello. E si è rotta subito, e non è che fanno le robe come andava a fare. Anche adesso, ne avevano da pulire prima quelle, prima da fare la strada. Dopo rompono la strada per tirare su le chiavi. C'è la chiave che è avanti alla porta, viste? Ma lì è tutta aperta, e il vento, la piova, l'erba, le foglie, è tutto pieno. E i cosi, la lavandina riempiono subito, perché va giù la roba male. Lei che abita qua ormai da 90 anni, ha visto qualcuno magari cadere o qualche incidente proprio per la strada rovinata? No, sono caduto anch'io, davanti al fornaio. E ho rotto la gamba, l'inguine, sono stata all'ospedale. A causa di una buca? Sì, no, ma i marciapiedi che si muovono. Infatti è brutto anche quelli. Prima erano vecchi, erano i marciapiedi ben fatti, li hanno fatti nuovi. Ma c'è, insomma, fa sempre la roba più brutta. Non è più come una volta al lavoro.